Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata Spicchi di Cinema, quindi è la rubrica dove vi consiglio o sconsiglio dei film in base alle mie impressioni, quindi soggettivo, perché bisogna sempre dirlo, perché siccome qualcuno poi si può sentire offeso, visto che sono tutti esperti qua sopra, su YouTube forse sono l'unico che non si identifica come esperto in quanto sono solo un appassionato che sta leggendo cinema, quindi e non ne saprò mai abbastanza, vi dirò cosa ne penso del film. Allora, è un film che mi ha lasciato basito su tante cose, ma nel senso positivo. È un film di Ari Aster, quindi già regista di Hereditary, quindi Le radici del male. È un film horror, è uscito da poco, da qualche giorno, mi sembra da una settimana. La trama è questa: una coppia va a far visita a un loro amico in Svezia, in un villaggio di campagna sperduto nel nulla, per festeggiare una festa pagana locale, comunque. E si capisce benissimo, perché per chi mastica un po' di Wicca paganesimo si accorge quasi subito di questa cosa. Ma lì ovviamente succederanno dei fatti che non voglio dire, perché non voglio spoilerare il film, perché per chi magari non l'ha visto ha piacere a vederlo e non mi sembra molto carino. Cioè, se era parentesi tonde ve lo spoileravo in 30 secondi, ma questo è veramente un bel film. Anche qui, si tratta quindi di un film di questo regista, il secondo lungometraggio, perché il primo è appunto Ed Hereditary, che secondo me è un buonissimo film che non mi è affatto dispiaciuto, però non mi ha comunicato quello che magari questo film è riuscito a fare. Allora, andiamo subito nelle analisi tecniche varie, cosa che assolutamente non posso fare, però dico quello che ho visto e la mia impressione. Da appassionato, questa è la mia. Mi sono trovato con un film che, nonostante sia lento, ma è lento volutamente lento, ovviamente, non mi ha annoiato. Un film lento che non mi ha annoiato, pieno di sfaccettature, che secondo me è uno di quei film che se lo vedi 5-6 volte, 5-6 volte ti accorgi di qualcosa che magari nelle versioni prima non ti eri accorto. Ho trovato molto ottima, che non si può dire, però ottima la fotografia, il cast è buono. Comunque, la recitazione è pazzesca, soprattutto della protagonista. Una recitazione veramente ottima della ragazza. La fotografia ottima, quindi la regia è ben fatta. La sceneggiatura è stata scritta molto bene, quindi non ha buchi, quindi è molto corposa. Ripeto, il film è lento, ma è volutamente lento per, secondo me, cogliere le varie sfaccettature del film, secondo me. Poi, unico neo forse che ho trovato, ma forse è la mia impressione, è che la caratterizzazione di alcuni personaggi sia un po' piatta. Cioè, alla fine approfonditi c'è il Christopher, mi sembra il tipo, e la donna e la ragazza. Gli altri non mi sono sembrati approfonditi in maniera profonda. Cioè, sembravano messi lì come delle macchiette, cioè senza psicologia, senza niente. Ma probabilmente è la mia impressione questo, quindi questo. Ho trovato questa cosa, se è l'unica cosa che devo andare a vedere effettivamente. Il film si capisce di che pasta è fatto dopo mezz'ora circa, più o meno circa, perché non sono stato lì proprio a vedere l'orologio. Con delle scene cariche di tensione, veramente di ansia, di tensione. Quando, vabbè, qua faccio un piccolo spoiler, ma è solo questo. La sorella della protagonista muore. E sì, tutto succede nei primi 20 minuti. È una scena straziante, veramente ansia. Le urla di lei sono agghiaccianti, cioè ti rimangono dentro. Secondo me, veramente, è veramente una scena che ti prende, veramente ti carica e ci rimani veramente di cacca, per dire proprio parolacce. Le urla di lei, come ho già detto, sono terrificanti e ti rimarranno impresse nel film, perché sono veramente, veramente un tuffo al cuore. L'attrice è veramente bravissima a portare un personaggio che, secondo me, è difficile da portare, non tutti ce la farebbero fatta, tipo una che ha una recitazione come una faccia di marmo o che è un incapace, non ce l'avrebbe fatta. Quindi ottima questa ragazza, questa attrice, veramente la protagonista la fa perfetta, veramente. Il finale è un'escalation, è un pazzesco, perché vedi tutta questa ritualità, questa cosa, però questa ritualità è fatta in maniera tossica, secondo me, cioè, proprio sembra veramente un qualcosa di negativo, di malvagio, almeno io ho avuto questa impressione, però tutto giustificato dal fatto che è un rito. Cioè, quindi questi riti vengono
giustificati, come per dire, sono dei riti, quindi anche se ammazziamo gente, chi se ne frega, cioè veramente acquista tutto un tono molto anche onirico, tra, secondo me, follia e normalità, acquista, secondo me, questa cosa. E il finale però è pazzesco, con la musica, con la colonna sonora pazzesca, ben fatta. Ora mi rendo conto il perché moltissimi hanno scritto nei commenti di Instagram che questo film è un cesso. Ora so perché, capisco, perché un film che non è per tutti, è un errore del regista forse. Un film non è per tutti, è un film per una parte di pubblico, per quelli che riescono a capire, riescono a entrare in empatia col film, secondo me. Quindi per chi ha un minimo di base riesce. Poi, per carità, sono gusti, è vero, è dei gustibus, però l'ho trovato un film per una parte di pubblico, e invece per l'altra no. Quindi è ovvio che chi magari è abituato a Fast and Furious, Transformers, è chiaro che questo film non lo può vedere. O chi è abituato a Laurona, Lorona, tanto è lo stesso, o Annabelle, chiaramente questo non gli piace, è ovvio. È un film che va visto più volte, più volte, più volte, forse, forse, e sottolineo forse, ridà speranza a loro che era scivolato nel fango qualche filmaccio brutto che hanno spacciato come bello. Quindi sono contento perché questo film merita, secondo me, lustro al cinema horror, con un regista che spero che non si rovini, che non finisca a fare delle boiate. Però adesso, ragazzi, godiamocelo, perché un regista così era un bel po' che non lo vedevo più. Detto quello, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Io personalmente ho gradito moltissimo il film. Non è un film per me, chiaramente, di solito non vedo generi del genere, ma è un regista che volevo vedere, un film che volevo assolutamente vedere, perché dal trailer avevo capito che era un film, secondo me, buono, buonissimo film, anzi ottimo. Quindi assolutamente, e di questi tempi fare un film ottimo è tanta roba. Detto quello, vi do appuntamento al prossimo video. Anzi, apro parentesi, fatemi sapere sotto cosa ne pensate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci sentiamo alla prossima recensione.